La ragazza chiede aiuto allo spazzino per nascondersi. Chiede cosa è successo. All'improvviso compaiono due uomini. E chiede se ha visto passare una ragazza dalla pelle scura. Dice di non averlo visto. Entrambi dicono di averlo visto. Lo spazzino commenta che sta solo lavorando. E lo stalker commenta che se mente sarà peggio per lui. E lo spazzino commenta che ha bisogno di tornare al lavoro. E dice che ha molto più da fare che parlare. E i due se ne vanno. Il ragazzo si allontana da lì e chiede alla ragazza cosa sta succedendo. La ragazza commenta che può premiare il ragazzo per questo. E dice che quei due le danno la caccia perché suo padre è ricco e vogliono farle qualcosa di brutto. Il ragazzo dice che non vuole guai per lui. La ragazza dice che promette di premiarlo. E il ragazzo accetta di aiutarla. Il padre dice di essere orgoglioso che sua figlia stia finendo il college. E dice che può fare del suo meglio. La figlia dice che può lasciarlo. Il padre dice che non la lascerà andare da sola. E dice che le guardie di sicurezza sono lì. L'uomo chiede alle guardie di sicurezza di prendersi cura di sua figlia. E le guardie di sicurezza dicono che può lasciarlo. La figlia ringrazia il padre. E se ne va con le guardie di sicurezza. La guardia giurata dice che dovrà fermarsi per andare in bagno e comprare qualcosa da mangiare. E si chiede se vorrà qualcosa. La ragazza dice di no, perché è in ritardo per il college e non ha mai intrapreso questa strada. La guardia di sicurezza dice che è meglio tagliare gli angoli, per evitare il traffico o qualcosa del genere. Lei commenta che capisce. E le guardie di sicurezza scendono dall'auto. Ma la ragazza scappa. L'uomo chiede se il ragazzo è sicuro. Il ragazzo dice che i soldi saranno sufficienti a mantenere la sua famiglia per il resto della sua vita. E se si aggiunge lo stipendio che hanno ricevuto nel corso della loro vita, il denaro è ancora più grande. E dice che entrambi possono sparire dal paese e godersi i soldi. La ragazza ascolta tutto, ma finisce per origliare la conversazione del rapimento e i due la inseguono. Il ragazzo gli chiede perché sta mettendo un cartello di vendita sulla sua casa. La padrona di casa dice che ha bisogno di soldi e che venderà la casa. Il ragazzo dice che ha trovato un lavoro e pagherà. La donna dice di aver già promesso troppo e di non aver mai pagato. E lui commenta che si presenta ancora con la spazzatura e dice che le prenderà i soldi in quel modo. Il ragazzo dice che allora se ne andrà, ma prima ha bisogno del suo aiuto. E mostra la ragazza alla donna. Lei si chiede di cosa si tratta. E commenta che qualunque sia questo problema, non aiuterà. Il ragazzo dice che sta aiutando la ragazza che due uomini vogliono rapirla. La donna dice che non sa nemmeno cosa ha fatto questa ragazza e non vuole farsi coinvolgere in questo pasticcio. Il ragazzo dice che la ragazza è in pericolo. E la ragazza insiste per chiedere aiuto. Le due guardie di sicurezza vanno dal ragazzo e gli dicono che è un bugiardo.
e dice che ora non ha più bisogno di mentire. E dice che se consegna la ragazza, può dare allo spazzino una bella somma di denaro, e la cosa bella che può uscire dalla sua vita di miseria e senza soldi. Il ragazzo chiede i soldi al suo compagno e dice al ragazzo che può essere suo se gli dice dove si trova la ragazza. Commenta che non vuole problemi e sta solo lavorando. E dice a voce molto bassa che la ragazza si nasconde nel suo bidone della spazzatura. E dice di non allarmarsi, per non innervosire la ragazza. E dice di non far vedere troppo che stanno portando via. E la guardia giurata è d'accordo. E il ragazzo dice che se ne andrà. Ed entrambi festeggiano, avendo riacquistato la ragazza. Ma quando tolgono il coperchio del secchio, si rendono conto che la ragazza non c'è. E dice al suo partner di seguirli con lui. Ma mentre correvano, un agente di polizia li ferma e li arresta entrambi. La donna porta la ragazza da suo padre. La figlia dice che spiegherà tutto a suo padre. E la figlia commenta che le guardie di sicurezza di suo padre stavano escogitando un piano per rapirla e chiedere soldi a suo padre in cambio di lei. E aggiunge che questo ragazzo l'ha aiutata a nascondersi e a scappare dalle guardie di sicurezza. E se non fosse stato per lui e questa donna, lei non sarebbe qui. Il padre chiede se sua figlia sta bene. E la figlia dice che sta bene grazie a loro. Il padre dice che non immaginava che le guardie di sicurezza fossero capaci di una cosa del genere. E aggiunge che non ha parole per ringraziare loro due per aver aiutato sua figlia. La donna dice di essersi assicurata di portarla qui sana e salva. E l'uomo lo ringrazia di tutto. E il ragazzo dice che gli scagnozzi avevano i soldi e immagina che appartengano all'uomo. E commenta che il ragazzo è proprio onesto. E dice al ragazzo di tenersi i soldi. E la padrona di casa dice che da quando ha ricevuto questi soldi può pagare quello che le deve. E tutti ridono della situazione. L'uomo chiede se funzionano. Il ragazzo dice che sta spazzando la strada. E la donna dice che era ora, perché le deve molto. L'uomo dice di averli trovati entrambi molto onesti. E chiede se entrambi vorrebbero lavorare con lui. Il ragazzo dice di non avere molta esperienza. L'uomo dice che li addestra, ma vuole davvero persone affidabili. Ed entrambi dicono che è un'ottima idea. E l'uomo dice che sarà un piacere averli a lavorare per lui. E la ragazza li ringrazia entrambi. E si salutano. La figlia dice che è stato uno spavento enorme. L'uomo gli chiede se capisce come lo fa. Il ragazzo dice di sì. E l'uomo dice che è semplice e non serve molto. E il ragazzo continua a scambiare sguardi con la figlia dell'uomo. Se ne accorge e dice che sembra esserci un'atmosfera qui. Il ragazzo dice che è concentrato sul lavoro. E l'uomo dice che sembra che ci sia un clima in corso. E la figlia dice che il ragazzo è davvero affascinante. Il padre dice che sapeva cosa stava succedendo e lascerà che i due sistemassero le cose. E il ragazzo è un po' imbarazzato. E chiede se la ragazza è sicura di quello che ha detto. Lei risponde di sì. E i due si abbracciano.